Fiat oggi vi faccio vedere questo nuovo video dove praticamente vedremo questo cancellino che ho costruito quest'oggi. Ho costruito questo cancellino molto brutto perché praticamente ho utilizzato tutto il legno che avevo, anche il legno storto e pezzi di tavola che sono storti, pezzi di tavola crepate, quindi non fateci caso, rete che ho trovato. È un cancellino che si apre in questa maniera. Io lo mollo, entro. Lui si va a chiudere, qui c'è come fermo, qui ho fatto altro che fare, vedete un ferro impiantato sul cemento e, con un rotolo che dovrò andare a metterci qualcos'altro, posso metterci anche due o tre rotoli di carta Scottex o carta igienica, quelli di carta, che praticamente mi aiutano a non andare praticamente a, diciamo, far spaccare il cancello, fargli prendere quel colpo, quindi se slassa tutto si spacca, ecco. Lasciate stare la rete marcia come è, non ve ne frega niente. Ho utilizzato praticamente tutto il materiale di recupero, tutto il materiale che avevo già, come i travi, come le viti, come questa cinghia qui che gli ho fatto questo sistema che si chiude con la cinghia, vedete qua. Ho forato una cinghia con i ganci, un elastico, vedete, io apro il cancello così per uscire, poi una volta che sono uscito lo mollo e praticamente si chiude così, è molto forte, molto funzionale questo cancello. Tralasciate stare che qui c'è tutto questo ordine delle tavole, che qualcosa ho e qualcosa da buttare, comunque farò ordine, lì c'è il mio macerato di ortica che ho messo nel secchio per poi successivamente andare a utile diluirlo nell'acqua. Quelle tavole là si metteranno tutte quante in ordine e le sistemerò domani. Per oggi ho fatto questo lavoro, vedete tutte le tavole che ho usato, tavole vecchie, tavole brutte, vedete com'è. Un cancello semplicissimo, molto semplice, che divide la parte del giardino che sta per di là, la parte della legnaia qui e di là c'è il giardino, da questa parte qui dove ci sono tutti quanti i miei cassoni, ecco. Forse voi non l'avete mai visto, ma prima là c'era un altro cancellino che faceva molto schifo, era molto brutto, ecco. Quindi praticamente l'ho utilizzato quel, ho fatto quel cancellino lì, ecco. Qui ci abbiamo i cassoni che stanno andando a regime, stanno andando molto bene, poi presto arriverà di video. E praticamente questo cancelletto qui, che adesso io esco, vedete, esco così, lo apro, esco, mi giro, lo mollo e si chiude da solo, quindi è molto comodo, ecco. Ho utilizzato, vedete, delle cerniere molto brutte, sta uscendo anche il perno, poi dovrò sistemare ancora da fare l'ultima sistemazione, la rete marcia, lasciate perdere. E ho utilizzato tutte le tavole, ho fatto questo telaio qui così, poi ci ho messo quest'asse qui e dopo ci ho messo quell'asse sotto, basta, tutto avvitato con le viti. Comunque questo legno qui è un legno molto duro di bancale che comunque non mi interessa, tanto che si mantenga, altre robe, ma mi interessa che funzioni, ecco. Questi saranno video che farò praticamente, piccole ispezioni di video quando magari faccio un lavoro che dopo non metterò il video su YouTube, ve lo faccio e ve lo posto o il giorno stesso o direttamente il giorno dopo, ecco. Quindi questo cancelletto qui non lo vedrete mai sui video su YouTube, non vedete mai il video della costruzione perché ho fatto veramente con quello che avevo, cercato in giro, preso, ho cercato in giro per caso, ho preso questo, quell'altro non va bene, quello storto. Ci ho messo veramente tanto a farlo perché non avevo tutti i materiali, tutto bello. E io abbastanza per fare un lavoro fatto bene, vedete, ho tutto buttato lì, quindi niente. Spero che questo video vi sia utile. Questo cancellino qui, prima c'era un cancellino vecchio. Spero che questo video vi sia stato, vi abbia piaciuto. E niente, io vi saluto, da Paolo Fiat è tutto, ciao a tutti amici, alla prossima.